Il 25 aprile 1945 è il giorno in cui il Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia, il cui comando aveva sede a Milano ed era presieduto da Alfredo Pizzoni, Luigi Longo, Emilio Sereni, Sandro Pertini e Leo Valiani, proclamò l'insurrezione generale in tutti i territori ancora occupati dai nazifascisti, indicando a tutte le forze partigiane attive nel nord Italia di attaccare i presidi fascisti e tedeschi, imponendo la resa giorni prima dell'arrivo delle truppe alleate che nel frattempo sfondavano la linea gotica. Arrendersi o perire. Fu questa la parola d'ordine intimata dai partigiani quel giorno e in quelli immediatamente successivi. Entro il 1° maggio tutta l'Italia settentrionale fu liberata, mettendo così fine a 20 anni di dittatura fascista e a 5 anni di guerra terribile. La data del 25 aprile rappresenta così simbolicamente il culmine della fase militare della Resistenza e l'avvio effettivo di una fase di governo da parte dei suoi rappresentanti che porterà prima al referendum del 2 giugno 1946 per la scelta fra monarchia e repubblica e poi alla nascita della Repubblica Italiana fino alla stesura definitiva della Costituzione democratica e repubblicana. Su proposta del Presidente del Consiglio Alcide De Gasperi, Umberto II di Savoia, principe e luogotenente del Regno d'Italia, il cosiddetto Re di Maggio, il 22 aprile 1946 emanò un decreto legislativo luogotenenziale, il numero 185, contenente disposizioni in materia di ricorrenze festive che all'articolo 1 così recitava: a celebrazione della totale liberazione del territorio italiano, il 25 aprile 1946 è dichiarato festa nazionale. Viva l'Italia, viva la democrazia, viva la libertà.